No, ma aspetta, manca ancora un minuto. Ci vuole un minuto. Ci vuole un minuto per andare live. È il minuto accademico. Vabbè, voi ridete sempre. È molto serio, vedo, molto bravo. Regista. Ah, quindi non siamo in diretta, siamo in ritardo di un minuto. No, stiamo in Nei diretta, ma prossimi 30 secondi io non so, non riesco a capire. Dovremmo essere in diretta adesso. Buon pomeriggio a tutti e cominciamo con la serie di tavole rotonde del pomeriggio. eccoci, ci siamo. Allora, buonasera a tutti, io mi presento, mi chiamo Marina, sono una sociologa e volevo ringraziare Leonardo e Antonio per avermi chiesto così di accompagnare i nostri ospiti in questa prima tavola rotonda del pomeriggio. E passo a presentarvi velocemente uno per uno. Allora, per cavalleria cominciamo con Arianna Cecchi, che lavora in un organismo abbastanza interessante che si chiama EIT Climate Kick. Buonasera. Poi Buonasera a tutti, buon pomeriggio. abbiamo Sergio Castellari, che lavora all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è in distaccamento dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Ciao Sergio, benvenuto. Buon pomeriggio. Poi abbiamo Luigi Ceccaroni, che lavora anche lui in un organismo internazionale e si è collegato con noi da Oxford. Ciao Luigi. E Ciao. poi in ultimo abbiamo Davide Raffaetà, che è il fondatore di un'azienda molto molto interessante che si chiama Agateia. Buon pomeriggio a tutti. Allora, noi in questa prima tavola rotonda affrontiamo un po' il tema dei cambiamenti climatici e della rigenerazione, partendo un po' dal contesto globale e poi cercando di capire un po' quali potrebbero essere e quali sono attualmente le azioni che arrivano dal basso. E quindi, se dobbiamo parlare di scenari molto molto globali, vogliamo chiedere a Sergio, con cui stavamo scambiando prima qualche ricordo sui nostri trascorsi internazionali. Allora, Sergio, l'anno che verrà sarà un anno molto importante. Accadono e accadranno delle cose interessanti e quando parliamo di, come dire, organismi internazionali globali non possiamo non pensare all'IPCC, che tu conosci con una certa così familiarità. Quindi ti vogliamo chiedere, a proposito di complessità dei cambiamenti climatici e complessità degli organismi che se ne occupano, cos'è l'IPCC e perché è così importante per tutti quelli che si occupano di cambiamenti climatici? Grazie per la domanda. Sì, l'IPCC, il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, è un organismo nato vari anni fa, nel 1988, fondato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, il WMO, e dall'UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite. Lo scopo dell'IPCC non è fare ricerca, questo certe volte viene confuso un po' sui media, è raccogliere la comunità scientifica che lavora nel campo dei cambiamenti climatici in tutti i vari aspetti, dalle osservazioni, la modellistica climatica, la stima degli impatti e vulnerabilità, fino ai modelli di mitigazione e adattamento, i modelli di stima di costi, di azione o di danni, e di raccogliere tutta la letteratura scientifica che viene pubblicata durante un certo periodo, viene valutata, viene sintetizzata e vengono scritti dei volumi. Generalmente i volumi più grossi sono i veri e propri rapporti, poi vengono scritte degli executive summary, diciamo, di un'ottantina di pagine di questi grossi rapporti, poi c'è il famoso riassunto, sintesi per i decisori politici, che sono 8, 10, 15 pagine dove sono molto importanti le headlines, sono le scritte in bold, dove si cerca di riassumere con dei concetti chiari e tradotti nelle 6 lingue dell'ONU i concetti fondamentali inerenti a quel rapporto. L'IPCC lavora, come ho detto, dal 1988, ha prodotto già 5 rapporti globali e tantissimi rapporti speciali. L'ultimo, ad esempio, sugli impatti della
del target a 2 gradi o del target 1.5 gradi di aumento della temperatura globale media rispetto al livello preindustriale, quello sulla criosfera. Ci sono sia rapporti tematici sia rapporti globali. Il prossimo rapporto globale, la R6, il sesto, uscirà nel 2022. E generalmente questi rapporti globali richiedono il lavoro volontario di un migliaio di scienziati di tutto il mondo che lavorano quindi per produrre queste parti di questo rapporto. Perché è importante l'IPCC? Innanzitutto è lo schema che è importante. I governi, membri dell'ONU, commissionano in maniera aperta e trasparente alla comunità scientifica di fare questo rapporto, questi rapporti. Questi rapporti arrivano nelle plenarie dell'IPCC e vengono, si dice in inglese, endorsement, cioè endorsed, vengono accettati, vengono valutati, possono essere cambiati alcuni pezzi nella parte della sintesi, ma il rapporto di per sé, la parte scientifica rimane tale e vengono quindi accettati dai governi. Questo permette che tutti i prodotti dell'IPCC siano siano le fonti di informazione fondamentali per il processo politico. Ad esempio il processo della UNFCCC, il processo della Convenzione Quadro dei Cambiamenti Climatici dell'ONU, che ha portato nel 2015 alla COP di Parigi, all'accordo di Parigi, al Paris Agreement. E a proposito di COP, l'Italia e Glasgow fondamentalmente si sono candidate per ospitare l'Italia alcuni negoziati preparatori in una formula che hanno chiamato pre-COP. Invece Glasgow dovrebbe ospitare il 26esimo appuntamento della conferenza delle parti. È notizia di qualche ora che da marzo siamo ancora una volta slittati verso novembre 2021. Però è la 26esima, come dire, conferenza. Quindi a che punto siamo? Perché, come dire, si rincorrono di anno in anno queste conferenze? Beh, intanto questo dipende dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo, che è una crisi molto importante, però ribadisco, c'è differenza tra climate change e la crisi sanitaria. La crisi sanitaria avrà probabilmente un follow up di un anno con i vaccini, 2 anni, mentre il climate change è in corso e richiede un'azione rapida, ma che si sviluppi con una visione strategica a lungo termine. Detto questo, io amo ricordare anche l'altra COP importante, che non è meno importante della COP 26, ma la COP 15 della Convenzione sulla biodiversità, sulla diversità biologica. Queste due COP, un pacchetto unico, devono essere prese insieme, perché non si può fare adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici senza proteggere, preservare e conservare e aumentare la biodiversità e fermare il degrado degli ecosistemi. Tutto questo, se non viene preso come un pacchetto unico, non possiamo assolutamente combattere il cambiamento climatico e la biodiversità. Sono due sfide globali, la biodiversità e il cambiamento climatico, che devono essere affrontate in maniera congiunta perché sono sistemiche, richiedono quindi anche un approccio sistemico che sia anche interdisciplinare. La COP26 dovrebbe essere la prima COP con l'accordo di Parigi operativo. Chiaramente l'accordo di Parigi in questi anni ha raccolto i vari impegni dei paesi, però gli Stati Uniti, come sapete, sotto la presidenza Trump, sono usciti formalmente, hanno applicato la procedura dell'accordo, sono usciti il 4 di novembre di quest'anno. Se il presidente eletto Biden ha già detto nel suo programma elettorale che sta ripensando, cercando di voler far rientrare gli Stati Uniti dentro all'accordo di Parigi. Questo è molto importante perché se guardiamo le percentuali delle emissioni globali, il primo paese che emette di più di emissioni globali di gas serra è la Cina. Siamo sul 25% circa delle emissioni globali, gli Stati Uniti però sono i secondi, il 15%. Poi abbiamo l'India che sta crescendo, l'Europa è l'unica organizzazione di paesi che in questi anni ha attuato un processo di riduzione di emissioni globali efficace. Abbiamo il pacchetto 20-20 che abbiamo già attuato, abbiamo il pacchetto 20-30 che sta aumentando l'ambizione del proprio obiettivo. Quindi la COP26 è importante perché dovrebbe far partire l'accordo di Parigi. Ci sono ancora dei temi in discussione, ma questo lo sappiamo. Chi di noi ha seguito queste COP sa, ad esempio, il protocollo di Kyoto, che ha un approccio completamente diverso, ha richiesto 3-4 anni per sviluppare tutti i vari elementi che permettessero al protocollo di Kyoto di essere effettivo, di entrare in azione. E quindi, visto che hai citato un po' l'Europa, noi diciamo ci siamo candidati a essere un po' il portavoce delle politiche verdi, no? Con il Green New Deal. Però
così andiamo ancora un po' a vista, perché c'è una parte che vuole effettivamente che questo nuovo progetto politico futuro sia molto molto green, e poi invece ci sono stati così delle incertezze, soprattutto per quello che riguarda la politica agricola comunitaria, la PAC. Ma quanto sarà importante il Green New Deal in termini concreti? Cioè, quali strumenti ci darà per fare questa transizione? Sempre me la domanda? Sì, tu sei il nostro uomo internazionale. Il Green Deal, secondo me, è un grande esperimento, ed è un esperimento fatto da gente della nostra generazione, ma non soltanto per noi, ma in particolare per le nuove generazioni, per i nostri figli e i nostri nipoti. Io ho 59 anni, il Green Deal ha un obiettivo fondamentale di carbon resilient, carbon neutral al 2050. Io nel 2050 avrò 90 anni. Credo che il Green Deal quindi sia più per mia figlia e per i miei nipoti, se li avremo. Quindi questo è il concetto fondamentale, è una visione strategica a lungo termine, ma partendo con una roadmap già adesso. La roadmap del Green Deal richiede una innovazione nella crescita. Il Green Deal non è ambiente, è crescita della società europea, e quindi è sistemico, perché per crescere come società europea abbiamo bisogno chiaramente di modificare, di preservare la nostra biodiversità, combattere il cambiamento climatico, adattarci, sviluppare nuove tecnologie, digitalizzarci, lavorare sull'agricoltura, preservare le nostre foreste. Tutto questo è un pacchetto che deve essere preso insieme, aumentare le infrastrutture verdi per migliorare le nostre città, renderle più sostenibili. Quindi la roadmap parte già adesso, già abbiamo ad esempio la nuova strategia 2030 della biodiversità, abbiamo già la strategia Farm to Fork sulla produzione di cibo, avremo in febbraio di quest'altro anno la nuova strategia europea di adattamento, avremo nuove strategie sullo sviluppo industriale. Quindi il Green Deal è un pacchetto di azioni che partono già adesso per arrivare gradualmente al 2050 al grande obiettivo di avere emissioni nette zero di gas serra e avere sviluppato una società europea e gli ecosistemi molto più resilienti rispetto adesso agli impatti dei cambiamenti climatici, ma anche dell'inquinamento, ma anche del cambiamento di uso di territorio, al degrado del nostro suolo. Quindi è sicuramente un esperimento molto buono, dovremo secondo me affrontarlo con grande decisione, con grande entusiasmo, e io mi auguro che tutti i policy maker europei, dall'Italia ai paesi del nord Europa, affrontano questa cosa pensando che è una strategia di crescita, quindi aumenteranno i posti di lavoro, aumenterà la ricerca scientifica, aumenterà l'uso delle buone tecnologie. Tutto questo non è fatto con una visione ristretta, ma è soltanto sull'ambiente, assolutamente no. Ecco, allora, decisori politici e scienziati più o meno ci sono, però anche dal basso arrivano delle risposte interessanti. Quindi volevo chiedere a Luigi, che lavora in un organismo molto molto interessante, Luigi si è collegato da Oxford, che si chiama Earthwatch. Cosa fate di bello nella tua organizzazione? Di cosa vi occupate? Grazie di avermi invitato qui a Oxford, come sempre brutto tempo, anche se è un'ora in meno che in Italia. E ad Earthwatch ci occupiamo soprattutto di quello che si chiama citizen science, che non ha una traduzione chiara all'italiano, e si usa il termine in inglese in Italia. E quindi vorrei cominciare spiegando un po' appunto cos'è la citizen science, che è effettivamente quello su cui ci centriamo. Citizen Science è una cosa relativamente nuova e si è creata come etichetta e come ramo della scienza circa nel 1995, e direi che si può dire che soprattutto serve per due cose. Una è la raccolta di dati scientifici, perché diciamo che Citizen Science, come riassunto velocissimo, sarebbe rendere partecipi i cittadini nel processo scientifico. Quindi diciamo che quello che spesso si vede è iniziative in cui i cittadini raccolgono dati soprattutto di biodiversità, quindi avrete presente magari
qualche iniziativa in cui i cittadini possono fare fotografie e raccogliere dati su specie animali o vegetali che si trovano in una certa zona. E qui ho l'AI che mi aiuta da qualche parte, che potrebbe mettere un link, ad esempio, su iNaturalist. iNaturalist è l'iniziativa probabilmente più grande nel mondo di raccolta di dati di biodiversità. Quindi questa è una faccetta della citizen science. Ma l'altra che diciamo che forse è addirittura più interessante per questa tavola rotonda, che come dicevi, copre quella parte di partecipazione che è diversa e che è complementare alla parte scientifica e alla parte, diciamo, di governo. Ed è quella in cui i cittadini partecipano nel processo decisionale. Quindi, qual è il problema? Il problema è che noi siamo sempre molto occupati, no? E qui in UK siamo sotto lockdown, quindi non c'è nulla da fare. I pub sono chiusi, quindi una volta che tu chiudi i pub di sera, in UK non c'è assolutamente nulla da fare. E allora ieri sera avevo una riunione con degli americani e ho invitato un collega, dico: ti puoi collegare alle 8 di sera a questa riunione qua? No, sono occupato. Come sei occupato? Cioè, come fai a essere occupato? Non puoi andare da nessuna parte, i pub sono chiusi, è tutto chiuso, però è occupato. Quindi noi siamo occupati, però il mondo va avanti. Diciamo che i governi, gli scienziati, prendono decisioni e queste decisioni vengono prese anche se noi siamo occupati, se noi siamo occupati con i nostri mail, se noi siamo occupati con i nostri social, se noi siamo occupati con qualsiasi cosa. Quindi la citizen science fa in modo che i cittadini siano provocati e siano, diciamo, invitati a partecipare in queste decisioni che sennò vengono prese con noi che non siamo parte in causa. E vorrei farvi due esempi veloci su queste cose. Una è l'inquinamento nelle nostre città. Nelle nostre città abbiamo aria inquinata, in alcune, magari non in tutte. Ci sono comuni, ci sono province, chiunque è quello che deve prendere delle decisioni fa in modo, ad esempio, che ancora non sia proibito usare una macchina diesel in città. Sono decisioni che magari non fanno in modo che si sviluppino spazi verdi. Queste cose qui non sono nuove, c'era Grillo che un milione di anni fa, prima che esistesse il concetto del Movimento 5 Stelle, già diceva queste cose, quindi queste qui non sono cose nuove. Il fatto che ci siano dei problemi ambientali e che la gente li soffre evidentemente è una cosa che esisteva. Un altro esempio, dopo vi dico cosa c'entra la citizen science in questo. In Africa, io lavoro anche con Earthwatch in Africa e in Africa ci sono paesi, interi paesi, in cui il concetto di acqua potabile da rubinetto non esiste. In Tanzania, 70 milioni di abitanti, nessuno ha l'acqua potabile. La gente beve come può. In genere, nella Tanzania rurale, ci sono pozzi in cui la gente va, raccoglie l'acqua e la beve, se può, o se no bevi direttamente dal fiume. Ma chi è che controlla la qualità dell'acqua di questi pozzi? La controlla il governo quando può, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni 9 mesi. Se c'è un caso di inquinamento, magari la gente se ne accorge dopo 9 mesi che ha bevuto acqua inquinata. E allora perché? E anche questo qui evidentemente non è una novità, sono ONG che lavorano su questo da decenni. Perché la citizen science è importante? È importante perché da un paio di decenni esistono strumenti, esistono i telefonini, esistono strumenti a basso costo che permettono alla gente di entrare in questo gioco. Cioè se c'è l'acqua inquinata in Tanzania o se c'è l'aria inquinata nelle nostre città, possiamo stabilire un'iniziativa in cui noi, un gruppo, una comunità, dal basso, misuriamo noi qual è la qualità dell'aria, qual è la qualità dell'acqua, e se c'è un problema, siamo noi, senza dover aspettare che il governo si svegli o che gli scienziati si interessino al nostro problema, e siamo noi che possiamo spingere diciamo, il governo locale o meno locale a cambiare le cose. Quindi questo è il concetto nuovo di citizen science. Mettere a disposizione questi strumenti direttamente in mano alla popolazione. Mi sono esteso, però volevo un po' chiarire questa cosa. No, hai fatto bene, perché è una cosa molto, molto innovativa e anche molto interessante, perché se ci pensate
l'assessment dell'IPCC viene fatto con un'intelligenza così collettiva, come dire, di scienziati volontari. Invece la citizen science è un esperimento di intelligenza collettiva, però molto, molto dal basso. E per quello che ho capito utilizzate anche proprio un approccio fisico, cioè di immersione totale alla ricerca del dato. Però quando si parla di scienza, soprattutto quando abbiamo a che fare con questa grande quantità di informazioni e queste informazioni circolano sui social, allora come giornalista io ti chiedo, ma come facciamo a sapere che un dato è esatto o che si tratta di una fake news o qualcosa del genere? Cioè se è molto molto dal basso la raccolta del dato, come facciamo a capire se è un dato di qualità o se è un dato così... non so come dire, inficiato, diciamo che, basso. Ho capito. Cioè, diciamo che il problema della qualità della qualità dei dati è un problema che viene spesso tirato in ballo quando si parla di citizen science, perché noi abbiamo dei cittadini, magari dei cittadini senza formazione professionale, che producono dati, e questi dati a volte sono usati anche da alcuni governi. Nel Regno Unito il governo usa ufficialmente dati di citizen science, ad esempio nella qualità dell'acqua. E questo perché non ha risorse per raccogliere lui i dati che dovrebbe raccogliere. Quindi, perché questa critica alla qualità dei dati raccolti dai cittadini? Perché evidentemente c'è un certo scetticismo verso la raccolta di dati da parte di gente non professionista. Il problema in realtà della qualità dei dati e magari del bias, del fatto che questi dati siano utilizzati in un modo, diciamo, di parte, vorrei chiarire che non è una caratteristica della citizen science. La qualità dei dati e il fatto che esistano, come si dice bias in italiano? Non lo so. Il fatto che ci siano questi, diciamo, questi dati che possono venire mal utilizzati è una cosa che esiste in tutte le scienze, anche nella scienza tradizionale. Ci troviamo continuamente di fronte a dati che vengono presentati, che vengono pubblicati in riviste e non sono buoni. Ci troviamo di fronte a scienziati che usano i dati in un modo che non è etico. Quindi diciamo, questo qui è un problema generale. Come si risolve, rispondendo alla tua domanda, in particolare il problema della qualità dei dati in citizen science? Diciamo che si fa in tre modi. Uno è la supervisione da parte di ricercatori, ma questo qui ha dei limiti, perché i ricercatori evidentemente hanno un tempo limitato e non possono dedicare tutto il loro tempo a controllare il flusso enorme di dati che arriva dai cittadini. Gli altri due modi sono il peer-to-peer, quindi cittadini più esperti che controllano i dati di cittadini meno esperti, quindi ci sono come livelli in cui ognuno ha una responsabilità di controllare i dati che arrivano da un livello, diciamo, meno esperto. E finalmente abbiamo anche molte tecniche di intelligenza artificiale in cui i dati vengono automaticamente controllati, quindi dati che sono chiaramente sbagliati o che sono statisticamente assurdi vengono eliminati automaticamente da programmi di IA. Okay. Bias noi lo traduciamo con inclinazione, però in realtà è di uso corrente cioè usare la parola bias perché c'è il significato di pattern cognitivo, però vabbè. Però voi avete qualche progetto in Italia come Earthwatch? Vogliamo lanciare un appello qui ai nostri ospiti? Io non è che volevo parlare di Earthwatch perché non sono venuto qua a presentare il mio libro, no? Però Earthwatch è, diciamo che come organizzazione copre tutta Europa, anche se ha solo la sede a Oxford, e è vero che non è molto presente in Italia. In Italia abbiamo solamente un paio di progetti nella zona di Bologna e nella zona di Venezia, in cui ci sono gruppi che lavorano sulla qualità dei fiumi, un fiume, soprattutto il fiume Marzenego, che è un fiume che sbocca nella laguna di Venezia, e in cui appunto insieme alla regione, insieme al distretto delle Alpi Orientali, contribuiamo alla raccolta di dati e anche alla co-creazione di quelli che si chiamano nature-based solutions, quindi le soluzioni basate nella natura, in maniera che questo fiume non viene, diciamo,
cambiato in una maniera totalmente antropogenica, ma si mantiene, diciamo, la naturalità della zona per trovare una soluzione, in questo caso concretamente alle questioni delle piene, alla questione dell'acqua alta. E quindi, diciamo, i cittadini contribuiscono sia a livello di decisione della soluzione, sia quando l'intervento è stato eseguito, a livello di monitoraggio della situazione. Che no, c'era una domandina, perciò ti avevo fatto la domanda. Si chiama Earthwatch, così l'organismo nel quale lavora Luigi. E invece, innovazione. Ne abbiamo sentito parlare, abbiamo sentito anche tutta una serie di progetti e di parole. Quando parliamo di innovazione, di nuovi modelli per l'innovazione, Arianna che ce l'ha nel titolo, perché lei è Innovation Lead di EIT Climate Kick. Allora, niente, intanto che cos'è l'EIT Climate Kick? È un organismo europeo, KIC sta per Knowledge Innovation Community, creato dall'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia 10 anni fa. E l'EIT, Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia, a sua volta è, diciamo, un'emanazione diretta della Commissione Europea. Quindi le KIC sono una modalità, diciamo, di innovare, nata 10 anni fa, e l'idea era di mettere insieme le tre componenti, diciamo, dell'ecosistema dell'innovazione, quindi la parte di education, ricerca e la parte business, ma in realtà noi poi, parlando di clima, il business è stato corredato anche da tutto il terzo settore, le autorità pubbliche, perché non puoi parlare di clima, è solo business o ricerca, insomma, okay. Ovviamente non è sufficiente. Non puoi parlare di nulla, solo così, insomma. E quindi noi da 10 anni ci occupiamo di innovazione per i cambiamenti climatici, che significa mitigazione e adattamento, quindi tutto ciò che serve per contrastare i cambiamenti climatici. No, prego. È chiaro che, scusami, vai. Dicevo che parlavi di modelli di innovazione. Abbiamo in qualche modo anche in questi 10 anni imparato a innovare il modello di innovazione, nel senso che siamo passati da un modello più convenzionale di innovazione, più puntuale, più verticale, no? Quindi legato alla tecnologia, legato alla soluzione. E ha un modello, vado veloce perché ho visto che il tempo è passato, ha un modello più trasformativo, perché stavo pensando prima quando Sergio parlava, no? Diceva che al 2050, anch'io al 2050 avrò 80 anni, e io ci voglio essere, ma sicuramente non dobbiamo aspettare il 2050, perché se al 2050 siamo carbon neutral, al 2030 deve essere già successo qualcosa. Se non è successo niente al 2030, al 2050 lo possiamo salutare. E quindi che cosa significa? Significa che bisogna accelerare senza spostare troppo in là, no? L'orizzonte, la barra della arrivo, e la barra dobbiamo porla domani, quindi ci vogliono cambiamenti veloci e ampi, quindi di grande scala, trasformativi e veloci, e a partire da ora. E questo significa che lavorare sulle soluzioni può non essere sufficiente, no? Perché per quanto tu possa lavorare sul sistema intorno alla soluzione, quindi non solo sulla tecnologia, ma anche sulla tecnologia e gli utenti, la tecnologia e il suo modello di business per portarla sul mercato più velocemente, renderla disponibile, parti sempre da un punto di vista che ha un cono abbastanza ristretto, cioè quello della la soluzione rispetto a un problema che invece è molto ampio. Quindi negli ultimi 2 anni abbiamo cominciato a lavorare, anche 3, diciamo, dal punto di vista della concettualizzazione, un modello di innovazione di system innovation, che anche questo non è nuovo a dirsi, ed è stato concettualizzato col transition thinking, system thinking, da tanti anni, da tanti studiosi, ma adesso abbiamo cominciato a farlo. Quindi cosa significa? Che i nostri progetti adesso non partono dalla soluzione, i nostri progetti sono con città, regioni, soggetti che hanno in mano la sfida, sanno cosa devono fare, perché le città sanno cosa devono fare per diventare carbon neutral al 2050, ma non sanno come, cioè sanno che devono togliere le macchine dalle strade, riqualificare tutti gli edifici, ripiantumare, cioè creare zone verdi, creare cittadini più consapevoli, modificare gli stili di consumi, si sa, ma come? E quindi col System Innovation noi lavoriamo, intanto partendo dalle sfide, 1, 2, quindi Mission Oriented, che adesso anche, insomma, la Commissione si muove in questo modo, quindi diciamo il pensiero è comunque ormai
sta muovendosi. E poi lavoriamo con più soggetti insieme, ma anche e non è banale, sembra, è una banalità dirsi, ma da fare è difficilissimo, quindi significa lavorare con tutti quei soggetti che normalmente non lavorano insieme, a partire dagli stessi dipartimenti di un comune o di una regione o anche dipartimenti diversi delle università. E quindi noi creiamo questi gruppi interdipartimentali e lavoriamo, partiamo dal problema, cerchiamo di capire come, per esempio, affrontare il problema della riqualificazione degli edifici molto più velocemente, quindi non solo la tecnologia, non solo i fondi, ma in questo momento, per esempio, con la città di Milano, dove abbiamo attivato uno di questi progetti che noi chiamiamo Deep Demonstration, stiamo lavorando a un strumento finanziario, un fondo, che per il retrofit alla scala di distretto, quindi non più un palazzo alla volta, ma un quartiere alla volta, con tecnologie off-site, e quindi significa che sono molto più veloci, industrializzate, soprattutto permettono un'economia di scala e dei risparmi che possiamo rimettere sul progetto. Aggregando il fondo è fatto in modo che permette di aggregare la domanda, quindi i proprietari dei palazzi, diciamo, o i proprietari degli appartamenti, e che ne hanno un beneficio, ma soprattutto di impacchettare insieme al retrofit dell'edificio anche la parte di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere, le nature-based solution, i tetti verdi, piantare alberi, cioè tutte cose che normalmente in un progetto di riqualificazione energetica non ci sono, perché l'investitore non investe su piantare alberi, cioè non ha un ritorno, no? Quindi, e questo è un modo di farlo più veloce, più a scala, se funziona lo strumento finanziario. Abbiamo uno strumento finanziario, quindi, che può attrarre altri investitori per farlo altrove, per farlo in altri quartieri, e quindi replicabile, e soprattutto porta dentro una serie di soluzioni in parallelo, che sono anche quelle del verde e quelle della creazione, diciamo, anche di comunità, perché stiamo lavorando molto anche con i soggetti, diciamo, con gli inquilini, le persone. Devo fermarmi. No, a proposito di comunità, io sono fortunata perché io vivo a Bologna e a pochi passi da casa mia, al Pilastro, c'è, come dire, si sta solidificando un fantastico progetto di IT Climate Kick che si chiama GECO. Sì, e GECO è un altro progetto, anche questo abbastanza di sistema, perché è un progetto per avviare la prima comunità energetica vera in Italia, perché la legge che ci permette di farlo è di marzo, mi sembra, e le ultime decisioni dell'ARERA, dell'agenzia, sono di settembre, ed è un progetto che non solo fa il business model, diciamo, il business plan dell'impianto, e quindi a 200 kW, eccetera, eccetera, come vuole la legge, ma ha lavorato sul contratto, sulla creazione di uno soggetto giuridico che può rappresentare la comunità, produce e vende alla comunità, su modelli di remunerazione dei soggetti che non sono solo monetari, ma anche, non so, servizi di tipo sociale o, insomma, cose, diciamo, di utilità di vita. E poi ovviamente c'è la parte economica. Tra l'altro mi faceva piacere dire che oggi in tutto il mondo ci sono i climathon, che sono queste maratone per il clima, e a Bologna ce n'è una proprio per lavorare su GECO, sulla comunità energetica, e mi dicevano stamattina che stanno pensando di inventare, di usare i GECO coins, questa è una delle idee che sono nate, proprio per mantenere i benefici generati dalla comunità energetica nella comunità energetica. Sì, questo è uno dei progetti che sta andando, che sta riscuotendo anche più interesse, devo dire, a livello nazionale. Sì, vabbè, poi salutiamo, ci sono il Climathon di Torino, il Climathon di Carpi, il Climathon di Ferrara, insomma, se avete modo di cercarlo, Climathon, vi compaiono un po' tutte le città che hanno lanciato le sfide, i cittadini l'hanno raccolte, adesso speriamo bene. Però nella lotta agli effetti dei cambiamenti climatici, quindi per arginare questi effetti, non c'è solo la città, ma c'è anche la campagna, no? C'è, come dire, la grande risposta dell'agricoltura, e quindi volevo chiedere a Davide, che ha fondato con Gianmario un'azienda che si occupa di buone pratiche agricole, che ha un nome bellissimo, che si chiama Agateia. Sì, abbiamo creato questa azienda a fine del 2000, no, diciamo all'inizio, a metà del 2017,
in seguito alla pubblicazione di una norma UNI a fine del 2016, che cerca di dare quella che è una regolamentazione del mercato volontario dei crediti di carbonio, che è quindi uno strumento che è già, diciamo, già conosciuto a livello internazionale per dare una remunerazione, se vogliamo, alle buone pratiche che possono contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. Il nostro approccio è leggermente diverso da quello più in voga al momento, quindi quello della piantumazione in paesi in via di sviluppo, ma siamo andati a toccare uno di quei settori che è anche uno dei settori più emissivi, cioè quello dell'agricoltura. E cercando di affiancare gli agricoltori nel ridurre queste emissioni e nel valorizzare quelle che sono delle buone pratiche per un'agricoltura sempre meno emissiva, ma che riesce a riportare, diciamo, sostanze organiche, quindi a ridurre le emissioni di anidride carbonica nel suolo, abbiamo deciso di partire con questa startup ormai già qualche anno fa. Ecco. Ma che cosa è successo all'agricoltura? Perché è diventata così chimica? Perché ha ceduto così a, come dire, sotto la spinta di un mercato sempre più esigente, di una finanza che insomma ha un po' dirottato l'agricoltura? Probabilmente è proprio una logica solo di mercato e di produrre sempre di più senza contare quello che è il vero valore dei paesaggi agricoli italiani, ma anche di tutto il mondo, quindi quelli che sono dei valori ecosistemici, cioè un paesaggio, quella che può essere anche una lotta al dissesto idrogeologico, che ultimamente nel paesaggio italiano oltre il 90% dei comuni italiani ha problemi di dissesto idrogeologico. Quindi l'approccio di riportare, fare un'agricoltura rigenerativa è quello che riteniamo possa essere il nostro contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. E a proposito di rigenerazione, no? Che si appresta a diventare un altro dei termini omnibus, dove noi siamo soliti, come dire, sì, ebbene, come dire, abbiamo attraversato diverse parole, però diciamo una pare che l'abbiamo conclusa, che era quella del buco dell'ozono, che ogni tanto leggo che tutto a posto. Invece un altro potrebbe essere lo scenario del futuro, è la rigenerazione. Allora, tu che ti occupi di terra, che cos'è la rigenerazione? Così, come dire, diamo qualche indicazione per non perderti. Come accennavo prima, semplicemente cercare di ritornare a un'agricoltura con un minor utilizzo di chimica e a riportare la sostanza organica nel suolo, che conseguentemente porta anche una vitalità a livello di... Ciao Gianmario, buongiorno. A livello maggiore vitalità, appunto, a livello di suolo, e quindi quelle che erano delle pratiche di inerbimento, di utilizzo di biochar, ad esempio, di lasciare sfalci di quelle che sono le potature sul suolo, senza portare via sostanza organica dal suolo. Questo, quindi riteniamo che un approccio di agricoltura di questo genere sia l'unico possibile al giorno d'oggi, che porta poi come altra conseguenza tutta una serie di ulteriori benefici sia per quelli che sono i prodotti che andiamo anche a mangiare, che poi appunto una lotta al dissesto, un miglioramento anche della risorsa idrica e tutta una serie di altri benefici. Grazie, allora io, visto che è apparso Gianmario, credo che il tempo stia per scadere, quindi non so se ci sono delle domande in chat, nella chat di là, che io non ho visto, oppure se abbiamo il tempo per fare giusto un'ultima domanda finale a tutti i nostri ospiti, prima di salutarci. Vado, va bene. E io volevo chiedere, visto che, come dire, siamo tutti interconnessi e tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione,
Però se io domani dovessi fare un'azione concreta, al di là, diciamo, della, come dire, di riuscire a far arrivare sul tavolo del decisore politico un, come dire, un sottilissimo estratto di un enorme Bibbia, o se io avessi un progetto, cioè proprio io, come generazione, come persona, che cosa faccio domani per mettermi sulla buona strada? So, a turno. Tutti. Penso sia una delle domande più difficili. La prima, una cosa semplice, no? Perché si dice sempre che i cambiamenti climatici sono psicologicamente molto impattanti nella vita delle persone, no? Perché uno li sposta sempre di là nel tempo, ci immaginiamo di non poter avere singolarmente nessun impatto, no? Perché è una cosa complessa e c'è bisogno di tanto impegno, di tanta energia. Invece arrivano tante risposte dal basso e effettivamente ognuno di noi può fare la sua parte senza rimandare la settimana prossima, come si fa con l'iscrizione in palestra o con la dieta, ma proprio da domani. Se posso dire una cosa, ed è una lezione anche che possiamo imparare anche da questa crisi sanitaria del Covid, è ascoltare la scienza e preservare la natura. Queste sono due cose che dovremmo aver imparato e dobbiamo, almeno nel nostro paese, cercare di dare più valore alla scienza vera, a quella che si pone le domande, che è caratterizzata da un pensiero libero e critico, e cercare quindi di trasferire questo amore per la scienza, per il pensiero libero, tramite la scuola, nelle famiglie, tramite i media, cercare quindi di disintossicarci un po' di tutto il waste che c'è sui media, dove c'è tutto l'opposto di tutto, e cercare di arrivare invece a capire le cose fondamentali. La nostra civiltà si è sviluppata con la natura, se distruggiamo la natura e se modifichiamo il clima, la nostra società va in una direzione che non vogliamo. La trasformazione, come abbiamo citato tutti noi, la possiamo governare o la possiamo subire. E dobbiamo cercare di governarla impostandola su dei pilastri solidi e chiari, e la conoscenza scientifica è fondamentale. Allora, c'era una domanda nella chat, non so se la leggete insieme a me. C'era Massimo che ci chiedeva se c'è un'unità minima tipo in grado di poter incidere anche localmente in modo significativo sul contrasto al climate change. Quindi, a fronte di indirizzi, raccomandazioni, incentivi, si è in presenza di territori amministrativamente molto frammentati, in cui è complesso far sedere attorno allo stesso tavolo amministratori industriali, agricoltori, cittadini, soprattutto in piccoli comuni. Quindi l'attenzione viene indirizzata sui grandi poli urbani. Però è finita. Allora, non ho compreso bene perfettamente l'unità minima. Allora, il cambiamento climatico abbiamo, che a livello di mitigazione deve essere affrontato globalmente. L'Europa sta riducendo le emissioni, ma molti altri paesi devono fare di più, e purtroppo l'atmosfera si riscalda e colpisce tutti. Dall'altra parte, l'adattamento è più localizzato, più dipende dal contesto locale o regionale, e quindi l'unità minima non è che esiste, fondamentalmente è il comune, possiamo definire il comune o il quartiere, come diceva l'Arianna, lavorare a livello di quartiere. Rotterdam ha implementato la propria strategia delle inondazioni a livello di quartiere, a livello di strada, a livello di comune, a livello di regione. Deve essere tutto integrato, la governance è fondamentale nella gestione dei cambiamenti climatici, verticale e orizzontale deve essere integrata, devono vedersi tra di loro i vari livelli. Questa è una grande sfida per l'amministrazione italiana. Giusto, infatti le piccole città, è vero Arianna, a volte soffrono. Sì. No, non c'è un'unità minima, c'è un'unità minima per ogni sistema. Io qui ho combattuto contro il mio condominio per non far tirar giù gli alberi e ho perso perché ero l'unica. E quindi da domani quello che farò io è ripiantare alberi. E insomma, già uno ne ho piantato. E poi c'è la città, le città grandi danno l'esempio, le città piccole, sai che ci cerchiamo, no, anche di fare questi incontri con le città piccole, che fanno sempre fatica a entrare nei progetti, ma hanno bisogno anche di una cassa di risonanza, no? Di capire, di sentire, di parlare, capire cosa fanno le più grandi, che hanno più aiuto perché sono più sotto anche la lente.
E poi mi sembra che abbiamo avuto tanti esempi oggi, no, di quello che si può fare, mangiare in un certo modo da certa agricoltura, contribuire anche personalmente, no, a monitorare la qualità dell'aria, perché se il dato non è preciso è grezzo, però ci sono tanti tanti dati. In Emilia Romagna ci sono 40 centraline, invece ci sono 4 milioni di persone. Se 4 milioni di persone producessero 4 milioni di dati al giorno, per quanto possano essere grezzi, diciamo, c'è una massa di informazioni notevole. Quindi in realtà ci sono molte cose da fare. Il punto è non cadere nell'inganno che una cosa è più importante dell'altra, che il clima è più importante della biodiversità, o che, cioè, sono tutte da fare, si sa che bisogna fare, e secondo me bisogna semplicemente avere il coraggio di farle, e non è semplice. Però mi sembra che volesse dire qualcosa anche Luigi, perché ho visto che ha alzato la mano. Solo un secondo e... Due cose da fare. Una è trovare un'iniziativa locale in cui si possa lavorare in prima persona, e la seconda, leggersi il libro di Yuval Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, e cambiare completamente il nostro modo di pensare. Io leggiamo anche quello, è buono, è uno dei miei preferiti. Ok, allora io vedo che il tempo scorre e quindi dobbiamo passare la parola a Franco, però volevo ringraziarvi tutti, e sì, effettivamente c'è sempre un'associazione, io per esempio faccio parte di Slow Food e anche noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa. E poi volevo solo rispondere a Francesco che ci ha scritto in chat, che credo la domanda riguardasse un po' l'educazione ambientale. Dopo anni e anni, forse, pare che ci sia una quadra tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'università e della ricerca, insomma, che si occupa di educazione, e stanno approntando dei nuovi programmi interamente dedicati all'educazione ambientale e anche all'educazione alimentare, e quindi tra un po' sarà, come dire, inseriti di default alle elementari, alle medie e anche nelle classi superiori. Io volevo ringraziare tutti, è stata, come dire, una piacevolissima tre quarti d'ora, e lascerò la parola a Franco. Grazie Marina, sei stata fantastica. Ciao Marina. Grazie. Buon pomeriggio. Ciao. Continuiamo. Saluto, allora ci stacchiamo e continuiamo a seguire il remoto. Saluto a tutti. Volevo presentarvi appunto Franco Iamoletti, che è imprenditore nel settore meccanico e dell'energia, ma soprattutto adesso è qua nella veste di amministratore di STEP, Società Benefit, Green Tech Innovation Hub. Franco, visto che il tempo è molto tiranno, io ti chiedo subito di dirci che cos'è STEP e da dove è nata l'idea. Grazie Gianmario, buongiorno a tutti, ciao, bentrovati. Questo bel pomeriggio novembrino, sento tanto accento emiliano, romagnolo, non so com'è da voi, qua da noi è una tristezza. Veramente una roba da spararsi. STEP è il primo innovation hub verticale sulle energie green, con uno scopo molto chiaro, dichiarato, evitare l'emissione in atmosfera di 5 milioni di tonnellate di CO2 entro i prossimi 5 anni, appoggiando tecnologie verdi, startup, ricercatori, progetti clean tech, che siano confacenti allo scopo. Personalmente era molto tempo che sognavo di creare un posto che unisse due passioni che ho, quella ambientale e quella per l'innovazione, e insieme ad altre persone delle quali poi parlerò dopo, delle quali vi racconterò, insomma, abbiamo costruito questo posto fisico, ma anche questo progetto che ha questo obiettivo molto ambizioso. Quindi, in merito appunto ai cambiamenti climatici, qual è il messaggio che volete lanciare con l'iniziativa STEP? Il messaggio principale è che il momento di agire adesso, cioè ora, in questo momento. Noi sentiamo tutti i giorni, leggiamo tutti i giorni che ci sono progetti interessanti, importanti, roboanti al 2050, e ci perdiamo di vista la parte fondamentale. La parte fondamentale è che è il momento nel quale dobbiamo agire adesso. Si parlava poco fa di piccoli passi, di piccole cose. Ecco, queste sono le cose che possiamo fare oggi singolarmente. Più in generale, per quanto riguarda STEP, vogliamo cercare appunto di sostenere e di aiutare tutti i progetti di tecnologia verde
per fare in modo di metterli a terra. Noi ci preoccupiamo moltissimo della velocità con la quale i progetti devono essere messi a terra, perché il progetto di una startup che viene messo a terra in pochi mesi significa dal giorno 1 evitare l'emissione di CO2. Quindi per noi il fattore critico, uno dei fattori critici è molto importante, è la velocità con la quale riusciamo a mettere a terra i progetti delle startup che selezioniamo. E quindi proprio in merito a quello che hai appena detto, qual è la caratteristica, cioè cosa fa Step per le startup da questo punto di vista? Le sosteniamo in più modi. Intanto abbiamo un forte, questo credo che sia una caratteristica molto importante del nostro Innovation Hub, noi siamo industria per l'industria, noi siamo imprenditori, veniamo da un'esperienza e da una quotidianità di imprenditorialità, quindi siamo un team molto concreto che cerca di far passare questa concretezza al mondo dei ricercatori e delle startup. Quindi questo tema di mettere a terra, contribuire con un contributo che è concreto, per noi è un tema molto importante e molto rilevante. Abbiamo una grande, stiamo creando ogni giorno di più una grande rete industriale di Step Friends, di aziende di assoluto valore, anche di grande risonanza, che sostengono il lab e che diciamo sostengono di riflesso le nostre startup, le quali che diciamo si mettono in contatto con queste realtà sia per venire ad essere aiutate nello sviluppo dei loro progetti, sia per potersi presentare a un mondo imprenditoriale che ha interesse, spesso anche fame di innovazione. Siccome il nostro obiettivo è 5 milioni, per noi è una passione prima che un lavoro, quindi noi delle startup cerchiamo di prendercene cura, cioè se funzionano toglieranno CO2, cioè non emetteranno, per essere un pochettino più precisi. E quindi per noi il goal è di mettere a terra velocemente e mettere a terra i loro progetti. Beh, è veramente un obiettivo ambizioso quello di ridurre di 5 milioni in 5 anni, 5 milioni di tonnellate, perché si sta parlando di 5 milioni di tonnellate di CO2, cioè un numero con l'obiettivo appunto di raggiungerlo entro 5 anni. È veramente una di quelle cose che quando l'ho letta mi ha colpito subito e mi ha fatto vedere la differenza rispetto ad altri luoghi dove si incontrano startup e si cerca di accelerarle. Ci dice anche dove si trova Step? Sì, siamo in provincia di Bergamo, collegati molto bene col treno a Milano, in un'area di 15.000 metri quadri. Quest'area è stata progettata, anche noi parlavamo di alberi, di piantare degli alberi, pianteremo 150 alberi in questa area. Lo studio del progetto è stato fatto dalla paesaggista Laura Gatti, che è quella che ha fatto il bosco verticale, ci è conosciuta per questo. Ma al di là di questo, noi vogliamo che sia un posto vivo, vogliamo che dove ci siano molte intelligenze che pensano all'ambiente, ci sia molta tecnologia, ma ci siano molte intelligenze che insieme si contaminino con un unico fil rouge, che è quello dell'ambiente, della salvaguardia del pianeta. Beh, un'altra cosa che mi aveva molto colpito era anche quella del tuo sogno. Come è nata appunto dentro di te questa, qual è stata la spinta che ti ha portato anche a intraprendere questa nuova avventura? Guarda, io sono un imprenditore dell'energia, quindi da molto tempo lavoro nella mia esperienza professionale, diciamo più lunga, lavoro vicino al tema dell'energia, quindi ho avuto modo di vedere gli aspetti positivi di questo settore, ma anche di misurare gli impatti potenzialmente negativi dell'uso non educato dell'energia o di alcune energie. Un po' alla volta, negli ultimi direi 20 anni, si è sviluppata dentro di me una sensibilità verso l'ambiente che è diventata progressivamente sempre più importante. Io mi confronto molto con, io ho una figlia, mi confronto molto con Giorgia, parliamo molto di questo aspetto qua. Credo che sia importante, credo che ognuno di noi debba porsi un pochettino il tema di che cosa può fare, no?
Poi qualcuno magari lo declina nell'ambiente, qualcun altro lo declinerà in qualcos'altro, ma il tema di che cosa possiamo fare e di come uscire dalle nostre quotidianità e cercare di pensare in termini un pochettino più alti, credo che è uno sforzo che ognuno di noi debba fare. Io lo faccio per l'ambiente, le persone che lavorano con me lo fanno per l'ambiente, crediamo che questa sia una battaglia che valga proprio la pena di fare. Guarda, come ultima domanda di chiusura, visto il tempo tiranno, è proprio quello di, come dire, di chiederti un appello a chi ci ascolta per, così, per dare, una, non dico una chiamata alle armi, però una proposta di collaborazione, piuttosto che dici te che cosa ti viene in mente da questo punto di vista, di dire a chi ci ascolta. Guarda, chi ci ascolta, chiedo di impegnarsi singolarmente su questo argomento, perché dicevo, una battaglia che penso valga la pena di essere fatta. Parlando di STEP, noi abbiamo bisogno di qualsiasi persona ci possa dare una mano, di qualsiasi persona di buona volontà rispetto al tema ambientale, quindi abbiamo una vasta rete di mentor che ci piacerebbe continuare ad allargare, di industrie che ci piacerebbe continuare ad allargare, ma in realtà di persone. Non abbiamo bisogno solo di persone che si occupino di materie tecniche. Questo è un argomento che non puoi risolvere solo con la tecnica. È un argomento che risolvi con tutta una complementarietà di attività e di competenze umane. Abbiamo bisogno di chiunque voglia bene all'ambiente e chiediamo a chiunque voglia bene all'ambiente di avvicinarsi a STEP. Franco, io ti ringrazio molto e ringrazio anche tutti i partecipanti anche al tavolo precedente, perché questo è proprio un esempio calato nel pratico di che cosa si può fare adesso come azione pratica per dare una risposta a quelle che sono questo grande problema dei cambiamenti climatici. Un saluto. Grazie, ciao Gianmario, grazie a tutti.